essere con me nel mio mondo passato per sognare. Non serve, non prendo il cappottino, non so la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. L'orso bipolare. Sulla cresta del pianeta, dove fa sempre molto freddo e il ghiaccio copre la Terra sia d'estate che d'inverno, la natura sta subendo un graduale cambiamento e si dice sia la colpa del crescente inquinamento. La neve cade meno e il ghiaccio si scioglie in fretta. I trichechi sudano troppo e la sogliola è un po' secca. Gli orsi hanno la pelliccia che è spessa e fa sudare e per trovare cibo debbono sempre faticare. Babbo Natale, stufo marcio di fabbricare regali, ora vive giù a Chicago e tratta gli elfi come schiavi. Rudolf la renna sbuffa col naso rosso peperone. La slitta è arrugginita e non parte l'accensione. Ermanno è un orso bianco, stufo marcio di nuotare dove il mare è troppo caldo ed è pieno di zanzare. Dopo l'ultimo eritema si è nascosto in un igloo e ha deciso che sarebbe migrato al Polo Sud. L'orso è spaventato ma molto trepidante. Per arrivare al Polo Sud basteranno buone gambe? E quanto tempo occorre? E quanti spostamenti? Bisogna attraversare tanti mari e continenti. Ma Ermanno ha già deciso ed è pronto all'avventura. Se vuole sopravvivere deve vincere la paura. Nella valigia mette spazzolini e due camicie, gli occhiali a specchio neri se ci fosse troppa luce. La zampa sulla mappa per decidere la strada. La Groenlandia, il Canada, da Washington al Nevada. Poi dritto lungo il Messico, Colombia e giù in Brasile, passando l'Argentina e costeggiando il Cile. Phoenix, San Antonio, Buenos Aires e Ushuaia. Poi tuffarsi nell'Atlantico e cercare un'altra baia, Antartica. Il futuro che mi aspetta a fondo corsa, chissà quanto orgogliosa renderò mamma orsa. Ermanno annuncia a tutti della sua balda missione. Gli amici del bar Foca lo prendono per burlone. Ermanno, sempre il solito, tra sogni e fantasia. Sai quante volte hai detto che volevi andar via? Ma l'orso non dà retta a chi dice: «Ehi briccone, ti aspettiamo qui domani per briscole scopone». Alcuni amici brindano col frullato di Platessa gridando: «Al Polo Sud, se vuoi vincere la scommessa!». Seduto sul binario ghiacciaio Polo 1, Ermanno guarda tutti ma non vede più nessuno. Vi manderò notizie e cartoline da ogni posto e se ho spazio in borsa porto anche pesce arrosto. Il treno parte verso Calgary, nel cuore dell'Alberta. La neve e il cielo azzurro lasciano l'orso a bocca aperta. C'è un toro sulla strada che lo invita ad un rodeo, cowboys con gli speroni che gremiscono il torneo. Il treno sbuffa sbuffa, corre verso l'Arizona, dove c'è poca neve ma la carne è tanto buona. Ermanno conta mucche, pochi alberi e coyote e qualche strana bestia senza gambe, con le ruote. Il treno sbuffa ancora e il fumo vola in cielo. Le bestie a quattro ruote sputano fuori del veleno. La gente è rumorosa e ovunque c'è baccano. Il fiume del Grand Canyon è un po' secco e contromano. Ermanno avrebbe voglia di una trotta o delle orate, ma qui soltanto hamburgers e crocchette di patate. E allora ancora in viaggio incontro alla fortuna, prossimo stop Città del Messico, è il tempio del sole e della luna. Ci sono uomini bardati con un sombrero in testa e uno sciamano che recita il rito della siesta. Attorno le rovine di un mondo ormai perduto. Chissà se un orso maya sia mai davvero esvissuto. A Rio splendono i colori del famoso carnevale. La gente è molto allegra e balla samba al mare. C'è un bradipo che è lento e barcolla qua e là. Si dice che sia pigro e beva troppo guaranà. A Buenos Aires fa caldo, tra i gauchos e il bestiame. La trotta è buona, ma l'asado è meglio quando hai fame. La fisarmonica suona, c'è un bar che vende mango. In men che non si dica, Ermanno balla il tango. Il treno sbuffa ancora, tempo di ripartire. Tra Ermanno e il Polo Sud rimane solo il Cile. All'isola di Navarino l'orso si tuffa in mare. Che bella sensazione quella di tornare a nuotare. Ma dove sono le amiche foche, i trichechi e le balene? Quelle che quando cantano sembrano sirene. Due bracciate in stile libero, quattro bracciate d'orso. Il Polo Sud non sembra ospitare nessun orso. In lontananza Ermanno scorge figure un po' distorte, con il pelo bianco e nero e le ali troppo corte. Sembrano avere il frac e un camminare buffo. Scivolano nel ghiaccio facendo un grande tuffo.
Uno di loro si presenta. Piacere, Pino Pinguino, benvenuto al Polo Sud. Gradisci un piatto di branzino? Ermanno sorride e pensa, non è male questo pesce. La sera festa grande con ostriche e platesse. Ermanno al Polo Sud ha mantenuto la promessa, ha attraversato mezzo mondo per vincere la scommessa. Un mondo molto vario, a tratti troppo pigio, dove il verde sempre più spesso lascia spazio a un brutto grigio. Il mondo cambia e per sopravvivere si viaggia e ci si muove, per cercare nuovi spazi ed opportunità sempre nuove. Ermanno è un orso un po' pazzo, che ha deciso di emigrare. Per gli amici e chi lo incontra è l'orso bipolare. Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantapiave dirà, e un'altra favola comincerà.